Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti alla Galleria dell'Accademia, buongiorno particolarmente ad Angela Merkel, grazie di essere qua, a Firenze in questo importante appuntamento che nasce dal desiderio di valorizzare insieme la presidenza tedesca del G7, di valorizzare insieme tutte le grandi sfide che abbiamo di fronte. Noi abbiamo scelto di fare questo appuntamento in una città che è una città all'insegna della bellezza e credo che questo simbolo che abbiamo dietro di noi rappresenti molto di quello che può essere l'Europa oggi nel mondo, non soltanto per il valore simbolico del David contro Golia, ma anche e soprattutto per il simbolo della bellezza, che è parte della sfida che noi abbiamo di fronte. Noi oggi continuiamo a parlare sempre e soltanto di questioni economiche. Lo facciamo noi, lo fate voi giornalisti, lo fanno i dirigenti e gli opinionisti, ma dimentichiamo che c'è un tema nel quale l'Europa ha un grandissimo elemento di forza nel mondo, che è la capacità di ispirazione, di dare valori, di dare ideali. Ce ne siamo resi conto quando tutti insieme, mano nella mano, abbiamo marciato a Parigi. Domenica scorsa, 2 domeniche fa, dopo il terribile attacco a Charlie Hebdo, ce ne siamo resi conto quando ci rendiamo conto che l'Europa nel mondo è innanzitutto un'idea e un ideale e come tale va difeso e promosso. E per questi motivi sono davvero convinto con Angela, ce lo siamo detti ieri, mangiando insieme a Palazzo Vecchio, nella sala in cui la famiglia Medici riceveva i cittadini accanto al luogo dove lavorava Machiavelli, di fronte alla bellezza della storia di Firenze, che forse tutti noi insieme dobbiamo cambiare la narrativa dell'Europa. Dobbiamo tornare a entusiasmare i giovani, dobbiamo tornare a appassionare i nostri cittadini, non soltanto con le discussioni di natura economica o burocratica, ma anche con dei grandi messaggi ideali che parlino al cuore di ciascuno di noi. Su questo l'impegno insieme alla Germania di Angela Merkel è per il nostro paese totale. Noi siamo convinti, cara Angela, che cambiare la narrativa dell'Europa sia possibile, sia l'unica strada per affrontare il rischio di coloro i quali vorrebbero distruggere l'unità dell'Europa e i valori costitutivi del nostro continente. Naturalmente abbiamo discusso anche di questioni economiche. Tutti voi sarete, immagino che sarete curiosi di sapere di più ciò che ci attende dopo le valutazioni di questo ultimo mese. Nell'ultimo mese è stato presentato il piano degli investimenti di Jean-Claude Juncker, che abbiamo discusso in sede di Consiglio europeo insieme. Abbiamo sentito la comunicazione sulla flessibilità della Commissione europea. Abbiamo visto ieri le decisioni dell'ECB sul QE, sulla decisione della Banca Centrale Europea sul quantitative easing e abbiamo anche visto come l'euro stia recuperando un proprio posizionamento rispetto al dollaro. Questi 4 fattori, piano investimenti, comunicazione sulla flessibilità, dollaro euro, QE, sono argomenti molto molto importanti accaduti nel giro dell'ultimo mese. Magari non sempre abbiamo le stesse opinioni sulle questioni economiche, come è naturale, Angela e io veniamo da 2 storie diverse, da 2 partiti politici diversi, ma credo che siano il simbolo di un compromesso importante, significativo, i primi segnali che io giudico come positivi. Tutto questo, tutti questi cambiamenti che la politica economica europea sta vivendo, non devono però far
fermare o bloccare il percorso di riforme che i singoli paesi stanno facendo. Io parlo del mio, non parlo degli altri paesi. L'Italia sta attraversando una fase di riforme straordinaria. In 11 mesi abbiamo iniziato, e credo possiamo dirlo quasi concluso, la riforma della legge elettorale, una molto rilevante riforma della Carta Costituzionale. Abbiamo cambiato le regole del gioco sul lavoro, sulla giustizia civile, sul fisco, sulla pubblica amministrazione. Avremo dei provvedimenti importanti da qui al 20 febbraio anche sui temi dell'education, della scuola e dell'innovazione. Dunque l'Italia sta cambiando, non lo fa sulla base di una richiesta dell'Europa, ma lo fa perché è giusto. Non lo fa sulla base della richiesta di uno Stato membro, ma lo fa per i propri figli. Il percorso di riforme dopo le decisioni europee non è un percorso che si può bloccare, va accelerato, ma, e ho finito, va accelerato questo percorso di riforme partendo dal presupposto che noi siamo l'Europa, e cioè che noi siamo capaci di una storia straordinaria, un passato che fa venire le vertigini come quello che abbiamo dietro di noi, e vogliamo destinare ai nostri figli qualcosa di ancora più bello, più grande, più significativo. Insomma, l'Europa non è soltanto un insieme di codici, l'Europa non è soltanto un insieme di burocrazia. E per questo sono grato ad Angela per aver scelto di vivere queste ore insieme, anche all'insegna della cultura. Chiudo proprio su questo. La grandezza di questa città, del patrimonio artistico fiorentino, deriva naturalmente da tanto, deriva da Michelangelo, deriva da, abbiamo visto Leonardo, abbiamo visto Vasari, abbiamo visto la grandezza dell'arte di Firenze, ma c'è stata una donna, l'elettrice palatina, che era l'ultima esponente della famiglia Medici e che si era sposata in Germania, che nel XVIII secolo, quando la famiglia Medici concluse la propria discendenza, decise di scrivere un testamento della sua famiglia, non personale, dicendo che questi beni sarebbero stati, i beni culturali e artistici di Firenze, sarebbero dovuti sempre rimanere a Firenze per beneficio dei cittadini e di quella che lei chiamava i forestieri, perché l'arte e la cultura non fossero semplicemente un'esperienza di emozioni, ma fossero la costruzione di un'identità. Io credo profondamente in questa costruzione dell'identità, sono certo che la guida tedesca del G7 aiuterà i paesi, questo formato, a crescere in questa direzione, e sono certo che tutti insieme riusciremo ad affrontare le sfide difficili, non dico armati della fionda come Davide contro Golia, ma armati della forza della nostra cultura e dalla bellezza che, come ha scritto un grande poeta russo proprio a Firenze, salverà il mondo. Io non so se riusciremo a salvare il mondo, ma a salvare un'idea di Europa sicuramente sì. Quindi grazie Angela per essere con noi. Le decisioni di ieri sono un passo in avanti, sono un passo in avanti importante, ma non decisivo. Guai a pensare che per uscire dalla situazione di stagnazione, di deflazione, possa bastare una sola misura. Credo che sia stato giusto che la Banca Centrale Europea, e lo dico nel rispetto dell'indipendenza del ruolo della banca, abbia preso le decisioni di ieri. Mi pare di capire che siano state decisioni prese praticamente all'unanimità o comunque a larga maggioranza. Dunque molto bene, siamo soddisfatti di questo, però non basta una decisione per cambiare l'Europa. Io ripeto, ci sono almeno 4 fattori nuovi, non negli ultimi anni, nell'ultimo mese. Juncker e il piano degli investimenti, comunicazione della flessibilità, QI e rapporto dollaro-euro, che poi parzialmente è la conseguenza di questo. Sono 4 fattori per l'Italia importantissimi.
Ma voglio dirlo con molta chiarezza, innanzitutto a me stesso, ai membri del mio governo, alla maggioranza, alla minoranza, a tutte le forze politiche parlamentari italiane. Quello che è accaduto a Francoforte, a Bruxelles, a Strasburgo, sui mercati internazionali di cambiamento, impone di fare ancora più velocemente le riforme, ancora con più determinazione le riforme. L'Italia può e deve mettere il turbo nelle riforme. Noi sappiamo che la rapidità delle riforme in Italia dopo tanti anni di palude è impressionante. In 11 mesi tutti i grandi temi sono stati aggrediti, alcuni già conclusi, altri in via di conclusione, ma dobbiamo fare ancora più veloce. Quindi guai a chi pensasse che siccome c'è il QI o siccome c'è il piano degli investimenti o siccome c'è la comunicazione sulla flessibilità, allora possiamo scalare marcia. No, dobbiamo investire con ancora più decisione. Quanto alla priorità, voi sapete che per me è molto importante la riforma della pubblica amministrazione, la legge elettorale. Ho suggerito ieri, scherzando ad Angela, di usare la stessa legge elettorale nostra, ma in realtà questo intanto ce la facciamo per l'Italia, poi la Germania farà come crede, perché è una legge elettorale che consente un vincitore certo. Voi sapete l'importanza del fisco, l'importanza della giustizia, però per me la riforma principale è quella della scuola, dell'educazione e soprattutto, e finisco, la riforma strutturale più importante per l'Italia è tornare a credere nel nostro futuro. Troppi italiani hanno paura, hanno l'impressione che le cose non vadano e quindi sono molto contratti e quindi spendono poco e quindi credono poco nel futuro. La riforma strutturale sarà quella di ridare fiducia agli italiani e la faremo con grande determinazione, senza indietreggiare di un centimetro, ma anzi accelerando e mettendo il turbo nelle nostre riforme. Noi siamo assolutamente convinti che questo sia il momento nel quale bisogna accelerare ancora di più, e non è semplice in Italia per il tradizionale approccio per cui bisogna andare piano. No, noi stiamo andando molto veloce, molto decisi. Peraltro è il nostro interesse fare veloce, perché prima terminiamo il pacchetto di riforme strutturali, prima possiamo dare stabilità complessiva al sistema. Allora, per tutto il 2015 io non guarderò i sondaggi. Per tutto il 2015 noi andremo diritti all'obiettivo. Credo che nell'arco di qualche settimana barra mese il... Sa cosa disse Michelangelo quando gli fu chiesto: ma come hai fatto a fare questo straordinario capolavoro? Michelangelo, che era un po' strano come tutti i fiorentini, rispose: è stato facile, è bastato togliere il marmo in eccesso. È la stessa cosa che noi stiamo facendo con le riforme in Italia. L'Italia non ha bisogno di cambiare chissà che cosa, ha da eliminare dell'eccesso, soprattutto nella burocrazia. E noi, stia tranquillo che questa è una cosa che abbiamo interesse innanzitutto noi a farlo. Da questo punto di vista la decisione dell'ICB non cambia assolutamente niente, anzi no, cambia, cioè ci costringe a fare ancora più di corsa. Si può sempre fare di più, ma quel che è stato fatto è fatto, adesso bisogna lavorare. Questo sull'ICB. Quanto alla Grecia, io non sono preoccupato dei risultati greci e soprattutto rispetto la libera determinazione dei cittadini della Grecia. Dalla prossima settimana i 27 partner lavoreranno con il nuovo, o se sarà confermato Samaras, l'attuale primo ministro, presidente del Consiglio greco, con grande disponibilità nel rispetto del percorso che abbiamo già avviato, e credo che la situazione greca sarà affrontata insieme a tutti gli altri partner con tranquillità, decisione,
rispetto del percorso stabilito e desiderio di tenere la Grecia dentro la grande storia dell'Unione Europea. Spero anch'io che si possa rapidamente ritornare a soluzioni positive rispetto al conflitto russo-ucraino. Noi abbiamo avuto lunghe discussioni tra di noi, anche molto serrate, e sempre abbiamo fatto privilegiare al termine l'unità dell'Unione Europea e l'unità anche dei paesi del G7 e dei paesi con i nostri amici e alleati americani. Io credo che questo anno sarà molto importante anche nel tentativo di trovare delle soluzioni come quelle che Angela ha appena prospettato. Detto questo, voglio di nuovo ringraziare tutti voi per essere stati qui, ma soprattutto un ringraziamento particolare ad Angela. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi avremo un grande lavoro da fare insieme. Spero che possiamo farlo tenendo negli occhi e nel cuore non soltanto le immagini e la bellezza di questi giorni, ma anche la grande storia di amicizia italo-tedesca che io sono certo è molto importante, ma che avrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la pagina più bella ancora da scrivere. E quindi grazie di cuore e buona giornata a tutti. Grazie Angela per essere stata qua.